collegamento con Vienna per Austria, Vienna, Roma, Giulio Delfino. Eccoci qua con l'Austria Vienna, subito in area di rigore, attenzione, e la palla forse in rete, vediamo un po', sì, è gol. L'Austria Vienna si porta in vantaggio con un'azione dalla destra, il cross in area, ed è stato Caio De a depositare il pallone in rete. Ci siamo collegati tardi, ma proprio sul filo di Lana, per raccontarvi in diretta subito il primo gol di questa partita. Un'azione nata dalla destra, un cross in mezzo, c'è stato un pasticcio in area di rigore della Roma con il portiere che è uscito a vuoto, ma probabilmente anche un errato intervento, infatti sì, è così, ve lo confermiamo. Si sono scontrati praticamente Allison e Rudiger. Rudiger è entrato in scivolata all'indietro, Allison è uscito con la mano in avanti, nessuno dei due ha colpito il pallone che è arrivato dall'altra parte, dove si trovava sul palo più lontano, sul secondo palo, Caio De, che ha depositato il pallone in rete. Dunque Austria-Vienna 1, Roma 0, proprio il gol al primo minuto e 50 secondi. Fino ad arrivare il pareggio della Roma, il pareggio della Roma con Edin Dzeko, che ha depositato il pallone in rete al quarto minuto. Dunque già due gol in questa partita, 1-1 il punteggio tra Austria-Vienna e Roma, con i giallorossi che hanno pareggiato grazie ad Edin Dzeko. A te Barchisi. Grazie Delfino, inizio scoppiettante dunque del match di Vienna. Torniamo da Giulio Delfino, Vienna. Eh sì, azione immediata, risposta immediata da parte della Roma che era andata sotto, c'è stata un'azione sulla destra, un cross in mezzo, cross raso terra peraltro, con il piatto destro, credo sia stato Bruno Peres a effettuare, anzi tolgo il credo, ve lo confermo, è stato proprio lui ad effettuare l'assist per Dzeko, che è arrivato in corsa, ha anticipato il difensore e appena entrato nell'area piccola, quella del portiere, ha toccato con il piatto destro mandando il pallone in rete. Dunque pareggio immediato per la Roma che era andata sotto, ve l'avevamo raccontato in diretta, con un pasticcio difensivo firmato da Rudiger e dal portiere Allison, che praticamente erano andati a vuoto su un pallone, la prendo io, la prendi tu, non l'ha presa nessuno dei due, e da dietro era sbucato il nigeriano Caio De con la maglia numero 8, che già all'andata qualche problemino la difesa della Roma lo aveva creato, e ha depositato il pallone in rete per il più facile dei gol praticamente a porta vuota. Immediata la risposta della Roma che ha pareggiato con Dzeko, adesso ci riprova con il colpo di tacco proprio di Dzeko in area di rigore per il Sharawi, che viene anticipato. La Roma ha una maglia arancione, sinceramente molto discutibile, che va a cambiare di tonalità, sempre restando sull'arancione nella parte bassa, con pantaloncini e calzettoni sulla stessa tonalità, un po' simile, ricorderete, la maglia dell'Inter, che era stata tanto contestata dai suoi tifosi per quella tonalità di colori che andava man mano scendendo e cambiando di colore. Termina a terra un giocatore dell'Austria Vienna, arriva il direttore di gara, estrae il cartellino giallo all'indirizzo, credo, di Rudiger, che dunque viene ammonito dal direttore di gara, o Rudiger De Rossi, non ho visto bene perché erano entrambi sul giocatore che è finito a terra, non so quale dei due abbia toccato, e si tratta di De Rossi. De Rossi ha toccato per ultimo il giocatore, esattamente Caio De, ancora lui, quindi c'è veramente, sembra esserci un conto aperto tra De Rossi e Caio De, addirittura due calcetti da parte di De Rossi, che deve stare molto attento. De Rossi ha tirato due calci veramente assurdi al giocatore, due calcetti, non erano calcioni, però comunque sono gesti che non deve fare il capitano della Roma. Ricordiamo, è stata compromettente la sua prestazione contro il Porto nei preliminari. Calcio d'angolo a favore della Roma, che verrà battuto tra qualche istante alla sinistra della porta, difesa da Hagičić, che, lo ricordiamo, ha sostituito nella partita di andata il portiere titolare che si era infortunato nel corso della sfida tra la Roma e l'Austria Vienna. Attenzione, mischia in area di rigore e rete, la Roma si porta in vantaggio con De Rossi, che si trovava appostato all'altezza della linea di porta sugli sviluppi di questo calcio d'angolo che vi abbiamo raccontato. C'è stato uno scontro tra due difensori dell'Austria Vienna, il pallone è schizzato lì davanti, ma sembrava ormai preda del portiere e del difensore che era appostato sul primo palo. Pasticcio tra i due, che come avevano fatto praticamente Rudiger ed Allison in occasione del primo gol della Roma, hanno di fatto regalato il pallone a De Rossi, che si trovava lì, e quindi gol del vantaggio da parte del capitano della squadra giallorossa, di cui avevamo parlato Maluccio poco fa, perché aveva rischiato il cartellino rosso dopo essere già stato ammonito, aveva dato un paio di calcetti a un giocatore, Caio De, con cui era venuto alle mani poco prima, e quindi insomma aveva rischiato il rosso, però in questo momento si è fatto trovare pronto all'appuntamento vincente.
dopo un pasticcio veramente autentico tra il portiere della formazione austriaca Azikic e il difensore che si trova lì appostato sul palo, ci è sembrato Filipovic con la maglia numero 4. I due praticamente si sono scontrati all'altezza del palo di sinistra, non è riuscito il portiere a raccogliere il pallone tra le mani, pallone che è schizzato lì nell'area piccola dove si trovava appostato De Rossi, che a porta vuota ha segnato praticamente gol in fotocopia di quello del vantaggio dell'Austria-Vienna. Poi lo ricordiamo, la Roma aveva pareggiato con Dzeko e adesso al 19° minuto i giallorossi conducono per 2-1 nei confronti della formazione austriaca. La squadra giallorossa che adesso crossa in area di rigore per Dzeko, che arriva con un attimo di ritardo. Gli applausi di Dzeko al compagno di squadra che gli aveva dato questo bellissimo pallone e poi lo ha è arrivato con un attimo di ritardo l'attaccante bosniaco, è stato il Sharawi a dargli questa gran palla. Dzeko lo sta ancora applaudendo per l'assist, perché effettivamente è stato veramente molto bello. La linea piena. Terza palla gol per la Roma nel periodo non collegato. Mentre parlava Barchesi, altre due chance per la squadra giallorossa. Vi abbiamo raccontato in diretta quella di Dzeko su assist di El Shaarawy, arrivato con un attimo di ritardo alla deviazione vincente. Stessa situazione proprio un istante fa con il cross alto, questa volta non dalla fascia ma dalla tre quarti di campo centrale. Dzeko è arrivato in corsa scattando sul filo il fuorigioco ed è arrivato veramente di pochissimo alla deviazione vincente, anche sfiorato il pallone che poi è stato invece toccato dal portiere. Non è stato assolutamente un errore di Dzeko, ma è stata sfortuna perché il lancio era leggermente lungo come quello di El Shaarawy. In mezzo a queste due occasioni di Dzeko, una colossale per Perotti che è lanciato dalla tre quarti di campo, credo fosse stato Strootman a lanciargli il pallone. Perotti si è presentato solo davanti al portiere, anche se dietro aveva un giocatore che lo disturbava, l'ho anche afferrato per la maglietta, di fatto disturbandone la conclusione, ma l'arbitro non poteva assolutamente dare rigore, perché comunque Perotti ha avuto la possibilità di concludere a tu per tu con il portiere ma non è riuscito a superarlo. Il portiere si è tuffato sulla propria destra ed è riuscito a toccare il pallone. Roma che attacca con El Shaarawy, bella palla per Dzeko, palo e rete, 3-1 per la Roma. Che palla di El Shaarawy, che infatti viene adesso rincorso da tutti i giocatori e Dzeko in particolare è il primo che lo va ad abbracciare. Un assist al bacio come quello che vi abbiamo raccontato ad inizio ripresa, sul quale Dzeko era arrivato con un attimo di ritardo ma aveva applaudito moltissimo il compagno di squadra. Questa volta l'assist, seppur da più lontano, un lancio di 30 metri, è stato ancora più perfetto rispetto a quello di prima, e quindi Dzeko sul filo del fuorigioco è scattato benissimo, ha anticipato i difensori con il piatto destro, ha battuto il portiere, il pallone è andato sul palo ma è tornato proprio sui piedi di Dzeko, che sull'inerzia della corsa si è ritrovato di nuovo il pallone tra i piedi e questa volta non aveva più nessuno davanti e lo ha depositato con facilità e tranquillità in rete. Doppietta di Edin Dzeko, l'attaccante bosniaco che sta segnando gol su gol in questo avvio di stagione, ne ha fatti 10 in campionato e ne ha fatti 2 stasera in Europa League. Quindi grande score in questa parte iniziale della stagione per Edin Dzeko, totalmente trasformato rispetto all'anno scorso. La Roma probabilmente ha trovato il suo bomber per questa stagione. Edin Dzeko, doppietta per lui, Austria-Vienna 1, Roma 3. Calcio d'angolo per l'Austria-Vienna, palla in area di rigore, colpo di testa che però termina alto sopra la porta difesa da Allison, e sta per nascere una rissa, un capannello di giocatori in area di rigore, perché c'è stato il colpo di testa da parte un colpo dal numero 33, adesso l'abbiamo rivisto sul monitor di servizio, dopo un corpo a corpo con Rudiger gli ha sferrato proprio in pugno il numero 33 Rothpuller, episodio che non è stato visto dalla terna arbitrale ma che sicuramente comporterà la squalifica dopo la prova TV, perché è sfuggito al direttore di gara e anche all'assistente che si trova dietro la porta, ma è stato evidentissimo che il numero 33 Rothpuller ha colpito Rudiger con un pugno in area di rigore prima che venisse battuto il calcio d'angolo. Quindi episodio che sicuramente come prova TV comporterà la squalifica del numero 33 Rothpuller per le ultime due giornate di questa Europa League. Possiamo metterci praticamente la mano sul fuoco. 3-1 per la Roma, poco fa ammonito Grunwald che però andava espulso da regolamento, soprattutto nelle partite di Europa gli arbitri da
questo punto di vista sono solitamente impeccabili, e praticamente c'è stato un intervento da dietro a falciare il giocatore, il portatore di palla della Roma, che nella circostanza era Paredes, e da dietro è arrivato il numero 10 Grunwald, il capitano della formazione austriaca, che ha letteralmente steso con un calcione da dietro Paredes, che è terminato rovinosamente a terra. Soltanto cartellino giallo per Grunwald, ma da regolamento e soprattutto in campo europeo questi sono falli da cartellino rosso. E vi segnaliamo, mentre parlavamo, il quarto gol della Roma con Nainggolan su corta respinta del portiere. È arrivato in corsa Nainggolan, piatto destro e palla in rete, e mi sa che qui la Roma l'ha veramente chiusa la partita. Siamo al 78esimo minuto, dunque mancano 12 alla conclusione più recupero. Austria-Vienna 1, Roma 4. Raccontiamo il gol: calcio di punizione, palla in area di rigore, deviazione con il tacco involontario da parte di un giocatore dell'Austria-Vienna, che praticamente ha smorzato il pallone, che è atterrato al centro dell'area di rigore, è arrivato in corsa Nainggolan, che con il piatto destro ha depositato il pallone in rete per il quarto gol della Roma. Austria-Vienna 1, Roma 4, sembra davvero fatta per gli uomini di Spalletti. La linea torna a Reggio Emilia. 4 minuti, più recupero al termine, del fino a te. Allora Massimo, visto che la situazione è molto più incerta da te, io mi limito a ricordare che qui all'Appel Stadion di Vienna manca ormai soltanto un minuto al 90esimo, e attenzione perché c'è il gol realizzato dall'Austria-Vienna con Grunwald, giocatore che doveva essere espulso, avevamo detto, per un fallaccio poco fa a centrocampo nei confronti di Paredes, è rimasto in campo e adesso ha segnato il gol del 4-2. Manca un minuto al 90esimo, poi ci sarà il recupero. I gol da recuperare dell'Austria-Vienna sono due, mancano soltanto 15 secondi al fischio finale del direttore di gara. La Roma conduce per 4-2 nei confronti dell'Austria-Vienna. Dovrebbe entrare, se farà in tempo, il giovane Eros De Santis, che ha compiuto 19 anni proprio la scorsa settimana, uno dei ragazzi del vivaio della formazione. Sconsolato ritorna in panchina, poteva essere l'esordio per lui, sconsolato torna in panchina perché il pallone non è mai finito fuori e non ha potuto fare il suo esordio. Lo vanno ad abbracciare e a consolare quelli della panchina della Roma, lui alla fine bozza un sorriso, ma è tristissimo perché poteva essere l'esordio in Europa League per lui, ma il pallone non è mai uscito fuori in questi ultimi 3 minuti e non è potuto entrare in campo. Comunque, quel che conta è che la Roma vince 4-2 contro l'Austria-Vienna e ipoteca il passaggio del turno. Basterà vincere la prossima partita in casa contro il Viktoria Pilsen per andare ai sedicesimi di finale. È tutto dall'Appel Stadion di Vienna. Ribadisco il finale: Roma batte Austria-Vienna 4-2, i gol della Roma, doppietta di Dzeko e gol anche da parte di De Rossi e Nainggolan.